l'ultima giornata ha permesso al Picerno di festeggiare, stavolta definitivamente, la vittoria del campionato e l'approdo in Serie C. Sul neutro ed a porte chiuse del Corona di Rionero, i melandrini si portano sul 3-0 contro il Bitonto per effetto della doppietta di Tedesco e del penalty realizzato da Kosovan. Inutile il ritorno dei neroverdi grazie ai gol di Picci e Turitto. Finisce 3-2 con i lucani in tripudio. L'audace Cerignola si conferma seconda forza del campionato dopo aver espugnato il Nunzio Fittipaldi di Francavilla. Gialloblu in vantaggio con Esposito. Raddoppio nella ripresa con Foggia e Tris ancora di Esposito. Allo Stadio Italia di Sorrento, gli uomini dell'ex Vincenzo Maiuri concludono in bellezza una grande seconda parte di stagione, battendo un Taranto già con la testa ai playoff. Campani in vantaggio sul rigore di Herrera, raddoppio con un tapin di Gargiulo e rete nel finale per gli Ionici con una stupenda punizione di D'Agostino. In zona playoff la Fidelisandria crolla al Tonino d'Angelo e si fa superare al quinto posto dal Savoia, Corsaro a Vallo di Lucania, che avrebbe comunque reso vano anche un'eventuale vittoria dell'11 allenato da Alessandro Potenza in svantaggio nella classifica avulsa rispetto agli Oplontini. Ai Leoni sono stati fatali le reti di Casiello, grande la sua azione, Gagliardi e Tedesco. Al vicino, bella partita tra Gravina e Fasano che consente al collettivo di La Terza di superare al settimo posto proprio i Murgiani. Ospiti avanti di 2 gol nella ripresa con il portoghese Forbes e tutti i santi. I padroni di casa accorciano le distanze con Scaringuella, ma Richella, con un bel destro a giro, allunga ancora per il Città. Nel finale l'11 di Loseto va a segno ancora con un'inzuccata di Bellomonte che fissa il punteggio sul definitivo 2-3. Risorge il Nardò che torna a fare 3 punti che mancavano dalla quinta di ritorno battendo il Nola grazie alle reti di Versienti in apertura e per effetto della magnifica girata di Mingiano nel finale. Con questo successo i neretini chiudono il campionato al 6° posto. La Sarnese si impone al Vallefuoco di Mugnano contro il Pomigliano. Padrone di casa in vantaggio con Girardi ed immediato pareggio di Maione. Nuovo vantaggio del Pomigliano ancora con Girardi e pari ancora immediato da parte di Lepre. Subito dopo, Sellitti regala il successo ai Granata che scavalcano il Nola al 5° posto della graduatoria. Sono state 27 reti realizzate nell'ultimo turno. Il Picerno si rilaurea campione. Audace Savoia e Taranto Bitonto saranno gli accoppiamenti per i playoff di domenica prossima. Nardò, Città di Gragnano e Sarnese Nola i confronti playout. Retrocedono in eccellenza Pomigliano e Granata. Paterno del Bitonto vince la classifica marcatori con 21 reti, 2 in più di D'Agostino del Taranto.